Grazie da Porto Brasile. Partiti, Jockey Club 2013. Orsino, Erlot Tisdal, nella dichiarata battaglia per la leadership, con Orsino di fuori su Erlot Tisdal al suo interno, Orsino che passa sul suo avversario. Duca di Mantova si mette subito terza avendo all'interno Wild Wolf. Orsino senza paura nell'andare a chiedere e ottenere strada rispetto al più quotato Erlot Tisdal, che con le maniche Cap Arancio si mette secondo. Al terzo posto si mantiene Duca di Mantova con la giubba fucsia verde avendo all'interno Wild Wolf. Sul massi schermo primo piano per Orsino che conduce, al secondo posto è sempre in quota Erlot Tisdal su Duca di Mantova insieme a Wild Wolf. Bizenars quinto a contatto con in scia la grigia Summerfall che lascia in coda al drappello l'altra femmina Jeanne d'Arc. Questo è lo schema molto tranquillo con Orsino che imposto andatura che sta bene a tutti, anche se adesso Erlot Tisdal tende a portarsi al suo fianco. Al terzo posto allo steccato con la giubba a scacchi blu e gialle della scuderia FV galoppa invece Wild Wolf che è vicino Duca di Mantova con la giubba fucsia verde da Incolings. Al quinto posto Bizeners che precede leggermente più arretrate le femmine Summerfall che tiene al suo esterno Jeanne d'Arc. Queste le posizioni assolutamente senza nessun tipo di variazione fin dal via, con in vantaggio sempre Orsino. Al secondo posto Erlot Tisdal, al terzo Wild Wolf, al quarto di fuori Duca di Mantova, Bizeners quinto ma in questo momento ha più stretto contatto rispetto a quanto fatto nel Tesio, poi Summerfall e Jeanne d'Arc all'estrema retroguardia. Siete in retta d'arrivo, gli 800 metri della verità signori, con in vantaggio Orsino allo steccato su Erlot Tisdal che si porta immediatamente in pressing, Duca di Mantova al terzo su Bizenars che si fa sotto, poi Summerfall, Jeanne d'Arc e Wild Wolf che chiude più arretrato, Orsino che preme sull'acceleratore su Erlot Tisdal, Bizenars è terzo una volta che ha scavalcato Duca di Mantova, poi Jeanne d'Arc e Summerfall, Erlot Tisdal che va in caccia di Orsino che si difende con le unghie e con i denti, Bizenars è 400 e terzo, deve recuperare, poi Jeanne d'Arc, Summerfall e Duca di Mantova, Erlot Tisdal che tende a passare su Orsino che vende cara la pelle, ci prova anche Bizenars ma è dietro, Erlot Tisdal che all'ultimo farlo che è passato definitivamente su Orsino, Bizenars che ha trovato la pedalata però a fare il miracolo su Erlot Tisdal, su Orsino che anticipa Bizenars nell'ultimo tratto, Erlot Tisdal su Bizenars, Erlot Tisdal che vince il Jockey Club su Bizenars che pizzica la seconda piazza su Orsino, poi ancora Jeanne d'Arc, Summerfall, Duca di Mantova, Wild Wolf. Earl of Tisdal, dopo il Milano, vince anche il Jockey Club Edoardo Pedrosa per la Sun Race Stable Cycolori, Andreas Wöhler al training. Vincono un Jockey Club di tutto rispetto, Bizenars con il suo finalone. Riesce ad arrivare a una lunghezza scarsa al suo avversario, ripetendo la linea del Tesio e pizzicando Orsino a fil di palo per la seconda moneta. Jeanne d'Arc, quarta, netto intervallo sull'altra femmina Summerfall. Questo è il responso della pista del Jockey Club.